Buonasera ragazze, come state? Tutto bene? Allora, oggi faremo un nuovo video, praticamente, sì, un video targ praticamente. Il video targ in questione è Voglia di anni 90. Sono stata praticamente targata dal canale di Simona Home 74, che metterò poi qui il nome in descrizione qui sotto. La prima domanda la prima domanda è: qual è il tuo film preferito? Allora, il mio non è solo un film, ce ne sono tre preferiti e ve li dico tutti e tre, tutti e tre. Allora, il primo era Grease, quello con John Travolta, il secondo Ghost e il terzo è praticamente Balli Proibiti, sempre con lo stesso attore di Ghost. Niente, a me questi film piacciono tantissimo perché, anche se le rifanno, me li guardo sempre. Passiamo alla seconda domanda. La seconda domanda mi chiede è praticamente: qual era il tuo gruppo di cantanti preferiti? Allora, il mio gruppo di cantanti preferiti erano i Duran Duran, gli Europe e Nick Kamen. È un cantante che non tanto viene molto riconosciuto. No, tanto. Poi mi ero ciecata un occhio, ho dovuto bloccare un attimo. E, qual è? Ok, qual è il tuo cantante preferito? Ok. Terza domanda. Qual erano le tue caramelle preferite? Allora, le mie caramelle preferite erano praticamente quelle caramelle che erano a tipo collana, che si mettevano intorno al collo come una collana, però tu le mangiucchiavi, e poi quelle a forma di Coca-Cola, non so se ce le avete presenti quelle. Quarta domanda: come ti piaceva vestire negli anni 90? Allora, a me negli anni 90 vestivo tutt'altro di come vesto adesso praticamente. Avevo i capelli molto molto molto, ero biondissima, no, questo colore, molto più bionda, molto più chiara. E poi vestivo con quei pantaloni praticamente che erano stretti in vita e a zampa di elefante praticamente. E niente, mi piaceva vestire così con le camicie, le minigonne non mi piacevano tanto, non mi dicevano niente. Poi le perdo le domande. Quinta domanda: qual era il tuo programma preferito? Allora, i miei programmi preferiti erano Non è la Rai, mi sono dimenticato l'altro, Non è la Rai, ah, Colpo di Fulmine, Strano Amore con Alberto Castagna, e Colpo di Fulmine era con Alessia, mi pare, non mi ricordo il nome, però era Colpo di Fulmine. Il secondo, quello con Alberto Castagna, Strano Amore, e il quarto era La Corrida, praticamente, che mi piaceva tantissimo e faceva un mondo ridere quel programma. Poi, qua la sesta domanda: qual era il tuo telefilm preferito? Allora, i miei telefilm preferiti erano Supercar, MacGyver, Beverly Hills, qual era l'altro? Oh sì, erano quasi simili a Beverly Hills, mi piacevano tantissimo. Settima domanda: allora, il tuo gioco preferito? Qual è il tuo gioco preferito? Allora, il mio gioco preferito era quello là, che si giocava con i fogli di carta, dove scrivevi nome, città, animale, fiore, cioè quello. E il secondo gioco era Salamino, quello che si giocava con i numeri, che tu dovevi indovinare, ti mettevi così, dovevi indovinare il numero e giocavi praticamente. Erano molto istruttivi come giochi, mi piacevano tantissimo. Poi, l'ottava domanda mi chiede: qual era il tuo libro preferito? Io non leggevo nessun libro preferito, non
non ne avevo uno in particolare, però leggevo molto i libri di racconti, praticamente come Dolce Remy, che hanno fatto sia il film che il libro. Io sto smontando la penna e poi non lo so, quelli tipo Solisti Canzoni, cioè giornali così, non, guardo, non li leggevo i libri. Una domanda: qual era la tua cotta negli anni 90? Quindi è da ridere. Allora, non avevo una cotta, cioè io non avevo cotte, gli altri avevano una cotta per me. Praticamente non avevo cottarelle. Le cottarelle sono quelle adolescenziali, che durano una settimana, due, quelle, cioè non è che io passerei alla decima domanda. La decima domanda mi chiede: qual era il tuo profumo preferito? Allora, il mio profumo preferito era il profumo Balestra, che aveva il Pegasus praticamente tutto colorato. Non so se ce l'avete presente, quello era il mio profumo preferito. Mi piaceva tantissimo, lo adoravo praticamente. Bene, ragazze, sono stata molto veloce con le domande, così il video non risulta molto lungo e mamma mia, mi comincio già a balbettare. Vi potrei annoiare. Allora, ragazze, che dirvi? Ora targo anch'io dei canali. E se questi canali avranno piacere di fare il video targa anni 90, lo faranno anche loro. Adesso ve li cito qui sopra. Il primo canale che deve fare il targa è Giusy Estetista. Il secondo targ è per Chiara Makeup Beauty. Il terzo targ è per la Filo. E il quarto targ è per Love Family di Elisa, praticamente. Sicuramente la conoscete, li conoscete tutti e quattro i canali. Comunque, che dirvi, ragazze, io vi mando un grosso bacio e vi do appuntamento al prossimo video. Se questo video vi è piaciuto, vi sono stata simpatica, sono stata esplicita a rispondere a queste domande, se vi sono piaciute, attivate, che dirvi, iscrivetevi al mio canale. Attivate la campanella e mi raccomando, non perdete i prossimi video che caricherò. Ah, e non dimenticatevi di mettere un commentino e di mettermi il pollice all'insù, così fate crescere me e il mio canale sempre che a voi faccia piacere, ragazze. Comunque io vi saluto, vi do una buona serata. Avete sentito il sottofondo della mia lavatrice che sta lavando? E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!